tristemente scomparso Don Amilcare Gambella. La città di Carbonia si è svegliata con una triste notizia. Il parroco della chiesa di San Ponziano a Carbonia è stato trovato morto stamattina all'interno della sua abitazione. Parco eolico di Porto Vesme, protestano 6 lavoratori. Un sit-in davanti ai cancelli di Enel Green Power questa mattina per riavere il proprio posto di lavoro. La nuova ditta d'appalto lascia a casa 6 operai con contratto a tempo indeterminato. Ladri di merendine al Cam Sciamaldi di Carbonia stanotte, ignoti sono entrati per la seconda volta in 2 giorni all'interno dell'istituto, svaligiando le macchinette e rubando ciò che vi era all'interno, merendine e pochi spiccioli. Allerta meteo nel Sulcis, bollettino giallo per allerta meteo nel Sulcis Iglesiente. Domani previste piogge anche a carattere temporalesco. Ben ritrovati su Canale 40, con grande tristezza nel cuore. Oggi apriamo il nostro TG con una triste notizia. È morto Don Amilcare Gambella, il parroco della chiesa di San Ponziano a Carbonia. Sentiamo i dettagli. Questa mattina, insospettiti dalla sua insolita assenza, la perpetua della parrocchia di San Ponziano a Carbonia, insieme ai carabinieri della stessa città, hanno raggiunto l'abitazione di Don Amilcare Gambella. All'apertura della porta la visione è stata agghiacciante. La TV era ancora accesa, un libro sulle gambe, le braccia strette al petto e l'uomo seduto nel suo divano senza vita, stroncato probabilmente da un infarto fulminante. Secondo alcune indiscrezioni, il parroco già da ieri sera non si sentiva bene e probabilmente nella notte è stato raggiunto dal malore che ha decretato poi la sua morte. Di fronte alla sua abitazione questa mattina tantissime persone, fedeli, amici e parenti, sconvolti dalla notizia. Prima di passare alle prossime notizie, la redazione di Canale 40 ci tiene a dire che si stringe ai familiari del parroco e vuole sottolineare anche che per noi Don Amilcare Gambella non era solo un padre spirituale, ma era anche un amico e un collega, visto che con noi collaborava anche per programmi quali Frontiere, per la lettura del Vangelo. Ci teniamo a salutare un uomo di grande cultura, qual era appunto il parroco Gambella, e a stringerci in un forte abbraccio per lui. Voltiamo pagina, adesso ci trasferiamo a Porto Vesme, dove questa mattina 6 lavoratori del parco eolico hanno organizzato insieme al sindacato un sit-in di protesta davanti ai cancelli di Enel Green Power. Vediamo. I 6 operai erano dipendenti di una ditta d'appalto, la Inge Team, che si occupava delle manutenzioni all'interno del parco eolico costruito anni fa a Porto Scuso. Ma dopo la nuova gara d'appalto, la ditta aggiudicatrice, la Siemens Gamesa, ha lasciato a terra i lavoratori, in barba ad un accordo precedentemente stipulato, secondo cui la nuova ditta avrebbe dovuto prendere in carico tutti i lavoratori. Noi eravamo assunti alla manutenzione del parco eolico con un contratto a tempo indeterminato. Dopo 5 anni la nostra ditta ha perso il contratto, è stata fatta un altro bando d'appalto dove non venivano tutelate le posizioni dei lavoratori preesistenti, e quindi la società che è subentrata, che si chiama Siemens Gamesa, ritiene di non dover assumere nessuno di noi. Quindi noi ci troviamo che alcuni di noi sono stati spostati fuori, altri hanno perso proprio il posto di lavoro. E siamo qua a rivendicare di rientrare, anche perché questo parco eolico ha dato performance a livello mondiale durante il nostro lavoro. Quindi noi sappiamo di essere in grado di lavorare bene. Ai tempi già della costruzione del parco eolico c'era un protocollo d'accordo dove si garantivano ricadute occupazionali sul territorio, e ultimamente è stato fatto un altro accordo, un protocollo d'intesa, dove venivano garantite e tutelate le nostre posizioni lavorative, ma tutto questo adesso ad oggi ricadute pratiche non ne sta avendo. Questa vicenda, dal modus operandi per niente nuovo per diversi lavoratori del territorio, ha del paradossale, se si pensa infatti che l'impianto eolico in questione è il terzo parco più produttivo in Sardegna, con 39 torri, ciascuna delle quali con eliche del diametro di 94 metri per una potenza di 90 megawatt, ma nessun beneficio per la comunità sulla bolletta elettrica. E a non beneficiare del forte impatto non sono state nemmeno le industrie vicine, chiuse, lo ricordiamo, anche a
causa del famoso problema della competitività energetica e, come se questo non bastasse, oggi non si rispettano i livelli occupazionali. Ma è paradossale che questo parco eolico, che produce molta energia, che garantisce all'Enel Green Power e quindi al gruppo Enel degli utili importanti, non abbia avuto ricadute di carattere economico nelle bollette dei cittadini, ma soprattutto ricadute anche nei confronti di tutte le realtà produttive che purtroppo, come lo stabilimento ex Alcoa, hanno chiuso proprio per il caro energia. Almeno i livelli occupazionali si sarebbero dovuti mantenere. Per questo siamo qua a rivendicare che questo parco eolico, uno dei più grandi d'Europa, quantomeno dia delle ricadute, dia una sorta anche di risarcimento ai cittadini di questo territorio, perché parliamo di una realtà produttiva a livello energetico importantissimo. Non ci sono ricadute per quanto riguarda le bollette, non ci sono ricadute nelle realtà produttivo occupazionali, c'erano già poche ricadute a livello occupazionale per quanto riguarda gli operatori occupati all'interno dello stesso, e oggi si vuole fare in modo che anche questi pochi lavoratori, sei lavoratori, perdano il proprio lavoro, perdano la propria prospettiva. Noi a questa situazione non ci stiamo e ci opponiamo fortemente come abitanti di questo territorio e soprattutto come organizzazioni sindacali. Allora, quando sono state progettate le pale eoliche, si doveva mettere nero su bianco sulle condizioni che dovevano garantire l'occupazione per quanto riguarda i lavoratori della manutenzione del parco eolico. Questo non è stato fatto, quindi ci troviamo oggi a rivendicare una situazione, ricercare una soluzione che è responsabilità essenzialmente della committente dell'Enel Green Power. È impensabile che ancora una volta, ed in particolare in un territorio sfruttato come il nostro, una realtà importante come l'Enel pensi di cambiare l'appalto a un determinato lavoro fregandosene di chi effettuava o svolgeva i lavori precedentemente. Ecco, al di là che le clausole non fossero scritte, riteniamo importante che comunque sia da parte dell'Enel ci sia più presto la convocazione attraverso il sindaco, attraverso le organizzazioni sindacali, di un tavolo per discutere e risolvere al più presto questa situazione, per garantire l'occupazione alle sei persone che in questi ultimi 5 anni hanno garantito, come hanno detto prima i lavoratori, la marcia di questi impianti e soprattutto una performance tra le migliori in Italia di sicuro. Questo è un riconoscimento che va dato ai lavoratori e l'Enel non se ne può lavare le mani. Quello del lavoro nel Sulcis sembra essere un triste, inesorabile destino, ma al quale tuttavia, ha commentato il sindaco di Porto Scuso Giorgio Alimonda, non ci si arrende. Non ci rassegniamo al fatto stesso che siamo qui, anche se sono coinvolti in questa occasione 6 lavoratori, ma per noi 6 lavoratori valgono come 500, come 1000, quindi siamo qui in un territorio come quello di Porto Scuso, in via di deindustrializzazione, a difendere ogni singolo posto di lavoro. E in questo caso i posti riguardano il parco eolico di Porto Scuso, che tutti siamo stati molto felici di poter accogliere per dare anche un contributo diciamo, per le emissioni della CO2, che però deve rispettare anche l'occupazione locale che era stata a suo tempo acquisita e che deve essere assolutamente mantenuta, cosa che in questo caso nell'avvicendamento delle imprese d'appalto non è stata assolutamente mantenuta. Questi lavoratori che hanno gestito fino ad oggi molto bene questo impianto sono diventati da un giorno all'altro totalmente inutili e questo noi non lo possiamo ammettere. Ritorniamo invece adesso alla cronaca. Stanotte ignoti si sono introdotti nel liceo Gramsci a Maldi di Carbonia per rubare delle merendine. Sentiamo. Ennesimo furto nell'istituto superiore Gramsci a Maldi di Carbonia. Ignoti sono entrati nella porta finestre laterale durante la notte tra ieri e oggi, riuscendo probabilmente con un cacciavite a fare leva e a scassinarla. Una volta entrati hanno forzato le macchinette delle merendine e del caffè per rubarne i prodotti e i pochi soldi all'interno. Sono stati scassinati anche gli armadietti che i proprietari dei distributori usavano per mettere la merce. La vicepreside dell'istituto, la professoressa Santori, spiega che la scuola è sprovvista di un allarme e che già da più di un anno si stanno inviando email all'ufficio protocollo della provincia del Sud Sardegna per denunciare la mancanza di un sistema capace di allontanare o meglio prevenire i furti all'interno dell'istituto.
La docente infatti continua spiegando che è il secondo furto avvenuto nel giro di 2 giorni e il quarto avvenuto da giugno a questa parte. I carabinieri di Carbonia stanno ancora indagando, per ora non ci sono sospetti. Giancarlo Cancè, da segretario territoriale di Adiconsum, dà alcuni consigli ai nostri ascoltatori sugli atteggiamenti da assumere in strada. Sentiamo. Oggi ricordiamo agli amici ascoltatori qualche articolo del codice della strada, articolo molto importante che spesso ci dimentichiamo, quindi non è male ricordarlo, specialmente in questo periodo estivo che si esce in auto, magari presa dall'euforia, non stiamo molto attenti ai nostri doveri. Esempio, clacson facile. Ricordiamoci che il codice della strada, ma anche la legge, prevede che il clacson va usato con moderazione, non deve essere usato per disturbare le persone e il riposo altrui. Si consiglia addirittura, specie in città, quando ci sono delle situazioni di pericolo, di usare le luci a intermittenza o comunque il minimo possibile per evitare il disturbo altrui. Faccio l'esempio di quando si suona per salutare un amico o per festeggiare qualcosa, o addirittura quando sei al semaforo, a chi non capita di stare al semaforo in fila, semaforo rosso, scatta il verde e magari chi è in terza, quarta fila suona il clacson perché ha fretta. Bene, il codice della strada prevede per questi casi, clacson molesto, da 41 a 168 euro di sanzione, quindi stiamo molto attenti perché è pericoloso. Altra cosa da evitare è l'induzione a commettere il reato. Questo lo prevede l'articolo 158 del codice della strada, ovvero capita che qualcuno di noi si fermi magari al bar a prendere un caffè, 10 minuti, a fare delle commissioni, eccetera, lascia lo sportello dell'auto aperta o addirittura le chiavi innestate nel cruscotto. Bene, questo per la legge è induzione a commettere il reato. Quindi chi fa questo, oltre al pericolo che gli portino via o danneggiano la macchina o rubino qualcosa, è sanzionabile anche in questo caso sino a 168 euro di multa. Codice della strada, articolo 158. Altra cosa pericolosa, anche questo purtroppo capita spesso, qualcuno che si ferma per strada per un motivo qualunque, magari per parcheggiare o per far della spesa, apre gli sportelli senza verificare se qualcuno sta arrivando. Quindi è pericoloso per lui e pericoloso per gli altri. Qui si commette doppio reato. Prima per il pericolo che provoca le persone che sopraggiungono, perché c'è chi apre lo sportello improvvisamente oppure addirittura chi lo apre e lo lascia aperto e fa i suoi comodi con calma, quindi è pericoloso per chi può passare. Poi se provoca danni addirittura c'è anche il reato dei danni provocati. Anche questi sono casi che succedono molto molto spesso in città e dobbiamo stare attenti, anche qui pesanti sanzioni previste dal codice della strada. Un ultimo avviso, poi ce ne sono tantissimi, ricordiamoci che qualora per distrazione superiamo i limiti di velocità, quindi dobbiamo purtroppo pagare la tassa per la sanzione per eccesso di velocità, non è sufficiente pagare la sanzione, abbiamo l'obbligo di denunciare o di comunicare colui che era alla guida del veicolo per la questione dei punti sulla patente. Se non lo facciamo abbiamo una doppia sanzione, il reato di eccesso di velocità e il reato per non aver comunicato chi era alla guida. Ovviamente la sanzione la paga il proprietario della macchina, che può anche essere colui che ha commesso l'infrazione, in questo caso deve comunque dichiarare che era lui alla guida, in caso contrario doppia sanzione. Ecco, sono piccoli accorgimenti, piccole notizie che senz'altro dobbiamo tenere a mente per la nostra e altrui sicurezza. Lavoras è la più grande campagna per l'occupazione mai fatta in Sardegna. Ha affermato così l'assessore della programmazione Raffaele Paci, orgoglioso di vedere tanti comuni, la gran parte dei comuni sardi, partecipare a questo progetto. Sentiamo. Sono 366 i comuni sardi che hanno aderito alla parte cantieri di Lavoras, 343 i progetti di cantiere che ad oggi sono stati approvati per un totale di 1670 posti di lavoro già sicuri, ma in questi giorni Insar sta proseguendo con la valutazione di tutti gli altri.
Dagli altri 11 comuni non sono invece arrivate richieste e dunque dei 45 milioni messi a disposizione dalla Regione per Lavoras Cantieri restano liberi 546 mila euro. Sarà ora verificato se ci siano stati impedimenti e se siano superabili in modo da poter procedere con rimodulazioni in sede di soccorso istruttorio. Tutti i 343 cantieri hanno superato la fase di primo livello, 246 cantieri anche quella di secondo che è l'ultima prevista. 112 di questi progetti sono stati inviati ai comuni per la firma della convenzione e a oggi sono 32 quelle firmate, con la relativa determina di un impegno di spesa. Il costo medio per posto di lavoro è di circa 15.600 euro per ogni progetto, 66.500. Lavoras è la più grande campagna per l'occupazione mai fatta in Sardegna, sottolinea l'assessore della programmazione Raffaele Paci. Sicuramente una macchina complessa e innovativa che ha richiesto grande impegno, ma ora ci siamo. I progetti sono stati presentati e la risposta da parte dei comuni è stata molto importante e nonostante il periodo stiamo continuando a lavorare per poter riuscire ad aprire i primi cantieri, conclude Paci. A Carbonia all'inizio di quest'anno è nato il progetto Banco del Farmaco Maria Piano con la finalità di raccogliere fondi a favore delle persone indigenti che necessitano di risorse per poter acquistare i farmaci di cui hanno bisogno per preservare la propria salute. Ad oggi sono stati erogati buoni sufficienti per l'acquisto di ben 161 farmaci. Si tratta di un'iniziativa lodevole che consente di aiutare centinaia di nostri concittadini che non possono permettersi terapie, le quali sovente risultano molto costose. Il progetto è partito con il piede giusto, come certificano i risultati dei primi mesi di attività, ha affermato il sindaco Paola Massilda. Informiamo i telespettatori che la Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valido dalle 9 di questa mattina fino alle 21 di oggi. Nell'Iglesiente è prevista un'ordinaria criticità di colore giallo per rischio idrogeologico localizzato. L'artista dalle mille arti, il carboniense Maurizio Lai, torna per la quarta volta a Sant'Antioco in occasione della mostra di vignette e pitture che è stata inaugurata il 17 agosto e che si protrarrà sino al 26. L'arte di Lai si distingue per i colori vivaci, la forte passione per i dettagli, l'originalità e la fantasia d'impatto. Le sue tele infatti sono finestre che si aprono sull'infinito delle quali si scorgono paesaggi che profumano del nostro mare e di Sardegna, si legge nella nota stampa. È possibile visitare la rassegna presso Corso Vittorio Emanuele 10 a Sant'Antioco la sera dalle 21 all'1. Continuiamo sempre con gli eventi, giovedì 23 agosto alle 20 presso il Parco Archeologico di Montesu a Carbonia, la Coop Sistema Museo, che già gestisce il Parco Archeologico in collaborazione con la compagnia teatrale Il Crogiuolo di Cagliari, presenta Su Notti de Isgianas, evento che rientra nella rassegna del Nurarchio Festival. Nella cornice suggestiva dell'area archeologica andrà in scena uno spettacolo teatrale che sarà preceduto dalle consuete visite guidate. Il nostro TG termina qui, ma rimanete su Canale 40 per il nostro meteo, per il nostro TG in sardo Noas in Curzu, condotto da Enrico Puzzolu, e soprattutto per il programma Frontiere, condotto da Don Amilcare Gambella, per il quale noi oggi daremo un grosso saluto al parroco, che ci ha lasciato tristemente. Grazie per averci seguito, vi auguro buon proseguimento su Canale 40, arrivederci.